Oggi parlerò di qualcosa di diverso cioè dal normale, parlerò della scuola lunare. La scuola lunare è qualcosa di particolare e parlerò della prima emanazione di essa per quanto riguarda l'ammonia e della possibilità di accederci realmente per tutti coloro che lo desiderano. Esiste nella scienza ammonia la possibilità, mediante appunto questo nome, scuola lunare, di poter accedere alle conoscenze profonde e al 100% trasformanti per quanto riguarda chi veramente ha deciso di fare sul serio. Il progetto del Centro Ammonio Unico Mondiale è quello quindi di accorpare tutti i corsi che attualmente sono fatti, che poi sono emanazione della scuola lunare ed emanazione anche poi della scuola, non dico superiore, diversa di azione, che viene chiamata scuola solare, che come ho sempre detto non è superiore alla scuola lunare, ma è un metodo diverso. Quindi l'idea di accorpare, ossia di far tornare all'interno del seno della madre principale, la scuola lunare, i corsi che fino ad oggi ho propagato, dall'alchimia grande alla deprogrammazione, alla magia trasmutatoria, alla taumaturgia, ai tarocchi, la magia bruniana, l'arte dei punti, eccetera, eccetera, eccetera. Penso di aver dato abbastanza, c'è materiale, la geometria sacra secondo la visione ammonia. Penso di aver dato abbastanza prove di quanto la scuola lunare, cioè la scuola ammonia, e quindi la scuola lunare per adesso abbia da dare. Le tecniche della scuola lunare sono tecniche di trasformazione quasi immediata e come ogni cosa dell'ammonia non guarda i fronzoli, come ogni cosa dell'ammonia ha quella idea di proiettarsi direttamente all'essenziale. L'essenziale è qualcosa che noi dobbiamo imparare a conoscere, così come uno di voi che si siede a tavola scarta le cose che non servono per cibarsi mangiando solo le cose scelte, bene, la scuola lunare è un cibo scelto. Ed è chiaro che, e lo si vede spesso, faccio questo piccolo paragone, e lo si vede spesso dai dipinti, per esempio, del 1300, 1400, 1500, 1600, in cui, 1700, in cui coloro che mangiavano bene, ahimè, i cosiddetti nobili, i cosiddetti mercanti e cose varie, i preti, erano belli pasciuti, no? Mentre le persone che mangiavano male, anche se erano delle belle ragazze, magari di 20 anni, 17, 18 anni, proprio perché mangiavano male, erano rachitiche, ci sembravano brutte, mentre invece erano dei fiori, no? Erano delle belle ragazze, dei bei ragazzi. Quindi questo è simile a ciò che si ha nello spirito oggi. Oggi nello spirito si ha qualcosa di simile, cioè ci sono diverse tipologie di cibi, diverse tipologie di quello che vi fanno alimentare nella mente e nel cuore. Io non sto dicendo assolutamente niente delle altre scuole, però una cosa la devo dire. Le altre scuole danno insegnamenti che sono tutti standardizzati per ogni persona, cioè per tutte le persone sono prese, gli viene dato un insegnamento e devono seguire questo insegnamento. Non tengono conto della diversificazione delle persone stesse e quindi della diversificazione delle pratiche tecniche da poter dare.
La scuola lunare, ma la scuola ammonia, e quindi nell'emanazione prima esterna della scuola lunare, invece fa questo, portando la persona anche ad un'auto-iniziazione interiore, essendo anche, diciamo, una base di ciò che fu l'ordine antico, la fratellanza di Luxor, dove, che era l'unica che fu a dare l'iniziazione individuale. Alla fine dell'Ottocento nacquero tre tipologie diciamo, espansione spirituale e di emanazione spirituale. Nacque la teosofia, quindi dal buddismo esoterico, e quindi venne ciò che la Blavatsky e la società teosofica spiegò nel tempo. E quindi tutto ciò che è teosofia, quindi per molti è con una tintura orientale. Alla fine, ripeto, per capire la teosofia, leggete le opere della Blavatsky, le opere di Sinnet, eccetera, eccetera. Insomma, sono lì per tutti. Sono un po' ponderose, però magari per chi non è attratto da questa forma orientaleggiante, nacque l'ordine ermetico dell'Alba d'Oro e si rivolgeva a coloro che erano attratti da una forma di evoluzione egizio-cristiana ebraica, in pratica, e venne formulato il tutto nella magia della luce e nell'alchimia cristiana. E quindi, di cui esiste adesso propaggine, nacque appunto riprendendo le formule rosacrociane, cose varie. Però sempre per quanto riguarda una tipologia di pratica che era da tempio, quindi su una base massonica. Quindi la teosofia fece il suo lavoro per coloro che avevano desiderio, dopo per esempio la venuta di Vivekananda e cose varie, eccetera, eccetera, di conoscere maggiormente le tradizioni orientali, eccetera, eccetera, quindi per le anime di un certo tipo, di una certa tipologia. Mentre la Golden Dawn, ossia l'Alba d'Oro, per un'altra tipologia di anime che erano più attratte da una via più cristiana, misteri cristiani, misteri egizi, misteri anche ebraici in pratica, quindi una via ermetica, se vogliamo, no? Al cristianesimo e non. Ma ci fu una terza emanazione. Questa terza emanazione fu la fratellanza ermetica di Luxor. La fratellanza ermetica di Luxor, che è stata sempre molto più segreta, si rivolgeva alla persona singola. Si rivolgeva alle persone che rimanendo a casa loro volevano fare una via iniziatica, non potendo diventare massoni, non, perché non erano magari personaggi molto importanti o quello che sia, non potendo riunirsi, no? Cioè, non avendo il tempo di riunirsi nei templi come veniva richiesto o nelle grandi adunanze, beh, alla fine. Non tutti sono liberi di uscire, di riunirsi, di andare a quel tempio, di avere i soldi, di avere il marito, la moglie, i figli. E quindi la fratellanza ermetica di Luxor, di cui potete trovare un po' di testimonianze un po' in giro, venne in aiuto di queste persone dando le conoscenze privatamente, proprio via lettera, proprio era un contatto diretto le persone e un contatto individuale, e questa fratellanza, una, diciamo, dalla quale, no, anche io provengo, attualmente forse sono l'unico in Occidente a dire questa cosa per quanto riguarda questa fratellanza, perché si pensava fosse morta, mentre, come ho sempre detto, non è morta. Questa fratellanza aveva la capacità e ha la capacità dietro la mia. C'è attualmente la mia cura di dare a persone singole, che alla madre di famiglia che non ha il tempo di andare fuori,
al padre di famiglia che deve lavorare e, no, e quando torna non ha certamente la voglia di andare a riunirsi o per fare un rituale o per fare una o qualsiasi altra cosa. Quindi, ma bensì la possibilità di avere per se stesso, da se stesso, seguito da un, diciamo, da un istruttore che sia ben qualificato e, o da una persona che abbia già appunto praticato il tutto, se non da me personalmente, che possa avere le pratiche vere, reali, che possano portarlo ad un livello di evoluzione interiore che a volte è superiore anche a quello dato dalle due emanazioni precedenti. E questo perché diciamo, l'istruzione individuale a gradini che viene data è sempre superiore, perché si basa sulla nascita della persona, si basa sul concepimento della persona. Chi fa la scuola lunare e anche altri qui per il centro Ammonio, eccetera, oltre al corso generale che segue per imparare certe cose, ha solitamente un contatto anche personale, cioè diretto con me, il cancelliere ed altre persone, per poter avere altre pratiche sussidiarie che sono adatte soltanto a lui. C'è un tornare all'interno diciamo dell'utero materno, quindi coloro che faranno anche i corsi cosiddetti esterni saranno parte appunto della scuola lunare, ricevendo un'istruzione che è sempre appunto profonda e che abbia la capacità di poter dare sempre, diciamo, il massimo. Cioè non è che non esistano i corsi esterni, cioè, ci sono sempre, però saranno accorpati. Quando uno vorrà fare alchimia grande o vorrà fare magia trasmutatoria, di cui ne parlerò nei prossimi giorni, perché se ne ho parlato poco e c'è un motivo, vorrà fare deprogrammazione, eccetera, eccetera, saranno in pratica tutto questo sarà accorpato, faranno parte, cioè l'iscrizione sarà anche alla scuola cellulare. Questo perché? Perché è mio desiderio portare avanti ciò che era appunto il desiderio da parte cioè di coloro che della scuola Ammonia facevano parte e che l'hanno portata tirando la fiaccola in avanti. Come detto, fisicamente sono l'unico ad apparire, l'unico rimasto, come si dice, e quindi mi perito di darvi una conoscenza che sia abbastanza giusta. Quindi la scuola lunare e quindi la scienza ammonia dà il meglio per il cibo, dà il meglio di conoscenza, dà il meglio che riguarda i propri gusti, quindi non dà un cibo generale. La scienza ammonia, quindi la scuola lunare, che ne è prima, non l'ultima, è l'unica emanazione esterna, seleziona il cibo migliore, come ha sempre fatto, da dare senza far perdere tempo con giri inutili, perché quest'idea, questa necessità è nata per poter appunto far fronte al periodo che stiamo vivendo, che è un periodo molto accelerato. Quindi, quando parlerete anche con Angelica, che è la referente in questo caso, saprete che se vi sta spiegando qualsiasi corso che avete chiesto, vi sta parlando anche appunto come, se si può dire, un guardiano della porta della scuola lunare, in modo da indicarvi modi, termini e situazioni. Questa cosa, ripeto, si è resa necessaria perché c'è bisogno di dare il meglio per le persone che sentono di voler
capire profondamente cosa sta succedendo. Non si può solamente stare ad ascoltare discorsi di politica, discorsi di finanza, vanno male le cose, vanno bene le cose, ci sono problemi, non ci sono problemi, la situazione religiosa, che ne so, i soldi, il lavoro, cioè non si può solamente fare questo, anche perché già si vede, voglio dire, l'andazzo, come stanno succedendo le cose. Quindi la cosa migliore da fare, la situazione migliore da fare è dare certe conoscenze che possano indicare il modo di cominciare a muoversi in quella che è chiamata la cupola coscienziale che copre tutto, per poter giungere a forarla, no? Questo lo ha sempre fatto la scuola Ammonia e quindi come emanazione esterna la scuola lunare, che è lunare, attenzione, non sta a indicare della luna, non sta a indicare qualcosa di inferiore o isiaco, sta a indicare un metodo particolare che è più vicino alla Terra, cioè come la Luna è più vicina alla Terra ed è la trasmettitrice di immagini, forze, impulsi, radiazioni che giungono dal cosmo, riflettendo tutto come specchio cioè assoluto sulla Terra, che sarebbe la parte materiale e fisica, così per lunare si intende quell'energia o corpo lunare che vi ritrovate dentro, ossia quella forza particolare di sensibilità che trasmette a voi tutto ciò che sono influenze, vibrazioni, radiazioni, eccetera, eccetera, dall'esterno e dall'interno. Quindi è fondamentale anche perché porta alla formazione stabile di questo corpo lunare invece che instabile per siamo chiari, la sopravvivenza della coscienza dopo il decesso del corpo fisico. Questo è l'obiettivo. Cioè, sarei sciocco se non dicessi l'obiettivo di questo. Quindi c'è l'obiettivo della scuola lunare, quindi al primo passo è la coscienza che rimanga o che si riaccende immediatamente dopo il decesso del corpo fisico. Questo è il primo gradino di una vera scuola iniziatica che si rispetti. Non è l'amore universale, il primo gradino, sono sincero, non è far del bene agli altri, non è quello lo puoi fare. Puoi fare per fatti tuoi, ma il primo gradino deve mostrarti la tua sopravvivenza e la tua immortalità, la tua coscienza che non si spegne così come quando andate a dormire, ma che passa da uno stato a un altro stato e quindi con cognizione di causa, sapienza, coscienza e non sprofondando nell'incoscienza della carne. Beh, quindi un corpo lunare che deve essere formato e reso forte e capace di condensarsi al punto giusto per mantenere dentro se stesso, come un carro, no? La coscienza, quella capacità coscienziale che avete, che attualmente voi sentite come il senso di voi stessi, in pratica. Cosa che durante, cioè nel decesso e nel non avere un corpo astrale, cioè, scusatemi, cellulare non formato, fa in maniera che ne rimanga solo una piccola, un piccolo seme e vi fa tornare, tornare, tornare ancora. Ma tornare sarebbe diciamo la meno peggio, perché alla fine uno, no? Non è quel problema. Il problema è che poi ogni ritorno porta sempre la stessa cosa, la stessa immagine, le stesse sofferenze, gli stessi problemi, finché non sono risolti. La scuola lunare, con la capacità di dare le prime nozioni più vicine alle persone, perché già dare le nozioni di scuola solare o le nozioni addirittura di scuola ammonia, si dice che per la scuola ammonia si deve essere capaci di camminare nel cielo, quindi immaginatevi, no? Quindi la scuola solare ha una tipologia particolare che si rivelerà poi a coloro che passeranno e che avranno capito e che avranno fatto le pratiche della scuola lunare, non perché è superiore, ma perché è di metodo diverso e i metodi diversi devono essere, tant'è vero che non l'ho messa neanche fuori.
i metodi diversi devono essere prima capiti. Allora ecco che la scuola lunare, con la sua capacità di entrare in contatto con la profondità del vostro corpo lunare o corpo sensibile, dà quelle basi iniziali per cominciare a formare questo corpo lunare. Quindi le vie nella scuola lunare sono diverse, così come sono diverse le persone, quindi non c'è un'unica via. Cioè, in pratica c'è la via per chi è portato più all'alchimia, c'è la via per chi è più portato alla magia, c'è la via per chi è più portato al misticismo, c'è la via più portato per l'ermetismo, eccetera, eccetera. Quindi ecco che tutto questo parte da una base comune, ma ci sono, tutta la bellezza della scuola lunare è che tutti i corsi che attualmente sono fuori, no, come mani così, vengono poi, cioè, sono dentro e vengono praticati via via per diventare, diciamo, bravi, insomma, adatti, esperti in essa. La scuola lunare è, come detto, la prima emanazione all'esterno della scienza ammonia, è liberamente fatta per essere accessibile a tutti. Se siete interessati, angelicasaracino@gmail.com oppure scuolalunare@gmail.com per poter chiedere che cos'è, eccetera, eccetera. È chiaro che una volta che si fa questa domanda, si viene anche posti in una scelta, cioè cosa ti interessa di più, l'alchimia, cosa ti interessa di più, la magia, perché sei venuto a bussare, cos'è la tua anima. Quindi si fa anche un discorso per vedere qual è la parte interiore dell'essere umano che ha spinto, no, a bussare direttamente. Quindi ecco che se prima era corsi esterni, scuola lunare a parte, ora è scuola lunare, corsi che fanno in maniera che prendano ciò che l'anima sente dentro e lo sviluppino, insieme ai corsi generali che sono per forza da fare per imparare, corso generale, che emano ogni mese per poter imparare le tecniche, imparare le respirazioni, imparare le capacità di separazione interiori, le capacità di percezioni, le capacità chiaroveggenti, le capacità telepatiche, le capacità di controllo, le capacità di viaggio nello spirito, quindi c'è all'interno di se stessi e nel mondo spirituale, le capacità che danno a voi quella possibilità di diventare antenne ricetrasmittenti, le capacità di entrare in contatto con un mondo nuovo che solitamente si pensa che esiste solamente ce ne racconti, nelle favole, mentre invece c'è la capacità di entrare in contatto con intelligenze e percezioni diverse che sono senza un corpo fisico, ma che sono completamente intelligenti come siamo noi. Le capacità di divinare in tutte le maniere, quindi vedere, capire il futuro come si sta formando, oppure anche di formarlo. Le capacità di usare la scienza alchemica e la scienza spagirica per le guarigioni, per le autoguarigioni, per le guarigioni altrui, per l'ascesa personale e per l'ascesa altrui. Quindi è un florilegio eccezionale di ciò che era solitamente dato prima e si uccideva per questo, e mentre viene dato anche ora. Per rendersi conto un pochino di cosa si tratta, vi spingo a leggere il romanzo di Bulwer Lytton, Zanoni, in modo da poter capire di cosa sto parlando e quindi andare a vedere in Meinhur, che è più che in Zanoni, Meinhur, che è proprio un'immagine molto precisa di quello che era la scuola Ammonia e di quello che fu poi
come ho detto prima, la Luxor, eccetera, eccetera. Quindi questa è una via. Questo non è che sta a dire che uno è meglio dell'altro, sta a dire che questa è una scuola individuale, come ho sempre detto fin dall'inizio. Quindi si ha a che fare con la persona direttamente. Per questo io sempre invito coloro che fanno la scuola a scrivermi direttamente, io rispondo in 2, 3, 4 giorni, chiaramente, perché ci vuole il tempo di tutte le cose che vengono fatte, ma c'è sempre c'è un contatto personale. Questa è cosa che solitamente non avviene molto facilmente. Questa cosa avviene molto spesso nell'Oriente, in cui c'è una base generale e poi il maestro è in contatto con il discepolo. Tenete presente che tutte queste cose non si possono imparare sui libri, non si possono imparare sui computer, non si possono imparare, ma si hanno le tecniche da fare, si imparano le tecniche, le si fanno i risultati mentre si è guardati, si è guidati mano per mano da me o da chi è vicino a voi, sempre con me come assoluto osservatore di ogni cosa, perché so tutto di questo. Quindi si ha la possibilità di camminare sicuramente essendo tecniche che sono molto molto potenti. Ecco, sì, qui vedo questo libro Zanoni, quindi leggete questo libro per rendervi conto, beh, a parte la bellezza della storia, che però è una storia molto profonda, molto molto iniziatica, cioè iniziatica veramente. Tenete presente che Bulwer Lytton venne a Napoli, dove fu iniziato alla scuola Ammonia, e sotto altro nome certamente, e poi tornò in Inghilterra, dove poi insieme con Mackenzie ed altri diedero il via a ciò che fu, la Golden Dawn o Alba d'Oro. Contatto costante, ma avere un contatto costante, Massi, mantiene la purezza della tradizione e non fa in maniera che non ti facciano, perdonatemi, delle cappellate. Cioè, perché oggi c'è tanta informazione, va bene, va benissimo, sono il primo a condividerla, va bene, ma il troppo storpia, cioè nel senso è esagerato, perché uno non sa più che deve fare, va questo, va questo, va questo. Mentre qui c'è una strada ben precisa per noi occidentali, che fu pensata per gli occidentali, praticata da occidentali da millenni, e quindi che porta alla libertà. Coloro che stanno praticando questo sotto la forma dell'alchimia, sotto la forma della magia, sotto la forma della taumaturgia, sotto la forma della deprogrammazione, eccetera, eccetera, si rendono conto che giungono a toccare il cielo, dove c'è la cupola, e vedere la luce che c'è oltre. Ma proprio letteralmente, cioè proprio letteralmente vedere la luce e sapere che è lì, è proprio, cioè, vederla veramente, cioè non sto parlando di termini teorici, cioè già, sì, come si dice in filosofia, vedi luce perché significa conoscenza, sì, c'è la conoscenza, vedo proprio luce reale, che è l'uscita di dove si deve muoversi, perché altrimenti non vanno bene, cioè, le cose. Il tempo è quello che è. I tempi sono quelli che sono, quindi ci sarà questa strutturazione che poi è un ritorno, ripeto, al passato per far comprendere il tutto, cioè non cambia nulla sostanzialmente, però chi si iscriverà sappia che farà parte della scuola, ovviamente prima no, facevi parte solo di quel corso, adesso sì, c'è quel corso, ma fai parte della scuola lunare che ti dà il meglio, ti dà il massimo, ti dà tutto ciò che deve essere come conoscenza, come assistenza, come chiarezza e come educazione, perché deve esserci come base sempre educazione nel rapporto. Diverse persone, sono sincero, diverse persone si sono ritirate da qualche corso perché hanno detto funziona. Mi sembra, no? Ci sembra, io non ridete, perché capita, no, che qualcuno dice funziona troppo, mi ritiro. È successo con una persona un po' di tempo fa, ne è successo con un altro giorni fa, con altri, cioè, perché funziona? Sì, le tecniche della scuola lunare o scuola o scienza ammonia funzionano, perché altrimenti non mi metterei lì a predicare, diciamo così, a parlare, a dire per anni. Quindi sono tecniche che funzionano realmente, si tratta però di praticarle. Quando vengono praticate portano ad un livello talmente profondo e alto che appunto c'è quel funzionamento. Allora è chiaro che delle volte scatta ciò che ho sempre detto all'inizio: maestro, maestro, cambiami, ma lasciami stare come so, no?
molti che vengono per curiosità, vabbè, per loro c'è la curiosità, fanno quello che devono fare, vedono che funziona, si spaventano magari, ma da cosa? Spaventano dal dover uscire fuori da quello che pensavano, cioè quando cominciano a vedere che la realtà delle cose che loro pensano è diversa, che tutto ciò che attualmente percepiscono non è così come lo percepiscono, cominciano a vedere i controllori che veramente come sono, cominciano a vedere dove sono, ricominciano a dominare, cominciano a vedere se stessi innanzitutto. La visione di se stessi è l'angelo della finestra d'Occidente, se vogliamo, cioè proprio è una cosa che fa paura. Tutti, io la sto aprendo a tutti, c'è cioè la scuola lunare, la sto aprendo a tutti, dando e mettendo i primi gradini, proprio cosa che, no, che in Oriente solitamente non è possibile. In Oriente quando si va da un maestro, il maestro orientale solitamente non ti ritiene abbastanza, cioè un occidentale non viene ritenuto abbastanza pronto, no? Ve lo dico per esperienza personale, cioè se vuoi andare a imparare veramente lo yoga in Oriente, è meglio che ti conviene impararlo ad Occidente. Anche i maestri che si mettono in contatto con, che vengono qui in Occidente, modificano le tecniche perché gli occidentali non riescono a farle, che la loro mente è molto materiale, quindi non è colpa dell'occidentale, è colpa dell'istruzione data, però non sono ancora maturi in quello, quindi devono passare un bel po' di tempo in qualche cosa sussidiaria o iniziale, il pronao del tempio, l'esterno viene detto, per cominciare a fare certe cose, poi vengono portati più in su. È un pochino il problema che hanno avuto i maestri tibetani quando sono venuti in Occidente a insegnare lo Dzogchen o a insegnare il buddismo tantrico, cose varie, cioè è difficile, quindi hanno dovuto dare delle basi, sono pochissimi. E ecco, mentre la scuola occidentale esiste già, già dei gradini iniziali per tutti, perché conosce la forma mentis occidentale, conosce com'è per andare a liberare dalle pastoie, dalle sabbie mobili in cui la mente e l'anima è incastrata. Quindi ho voluto aprire queste le porte proprio così a tutti, in modo che non si abbia l'idea che sia solo una cosa per pochi. Non ci si conosce nella scuola lunare, ve lo dico subito, chi volesse entrare, cioè chi farà i corsi non si conoscerà, riceverà un nome cioè diverso, quindi gli altri che fanno parte durante la lezione, ognuno avrà un suo nome, non avete la camera accesa, non si parla, si riceve la lezione, le istruzioni, le domande si fanno privatamente, quindi nessuno sa di chi ne partecipe, così viene tenuta la riservatezza, la privacy della persona, privacy proprio perché c'è un rapporto. Direbbero oggi nel computer peer-to-peer, no? Face to face con me. Quindi con me e poi col cancelliere che se ne occupa e anche con Angelica che è all'inizio, che è alla porta, che si occupa di fare questo. Quindi questo, ripeto, dato i tempi, non era previsto adesso, era previsto un pochino più in là, però dato i tempi devo aprire anche queste porte e far vedere che c'è, cioè andare ad inglobare, no? Anche tutto questo. Tra l'altro c'è una cosa importante da dire. Solitamente nelle scuole attuali esterne, che ne so, potete di qualsiasi ordine e grado, vi danno dei diplomi. Diplomi che sono virtuali, molto spesso entri, danno un diploma, sei primo grado, secondo grado, ma sono virtuali. Nella scuola lunare questo non è così, perché prima, cioè, si hanno i certificati del riconoscimento di quello che si è fatto, ma dopo che sono fatte certe pratiche e non si sono ottenute i risultati, il che significa che quelle pratiche hanno fatto in maniera di portare la coscienza di chi l'ha fatto, del praticante, al livello desiderato e che sarà per sempre suo. E quando viene dato nella scuola lunare e nella scienza monia un certificato, quello è come un marchio di garanzia, cioè nel senso che anche nel sottile viene garantito cos'è. Cosa voglio dire? Voglio dire che solitamente, anticamente, questi riconoscimenti venivano dati per bravura. È un pochino come le arti marziali, quelle vere, cioè se sei cintura nera, sei cintura nera sul serio, se sei cintura marrone, sul serio, cintura primo dan, sul serio, cioè
devi saper fare l'arte, no? Non è come in Occidente spesso si fa, entri dopo 6 mesi, ti danno il secondo grado, specialmente nella massoneria, ti danno il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, ne sono 27° grado dello. E quindi quando muori non serve a niente. Mentre la pratica, anticamente, queste cose erano per fare in maniera che quando tu poi lasciavi il corpo, gli stadi e i gradi raggiunti nella materia mediante la capacità di azione si attivavano direttamente dopo. E cioè, quello che avevi raggiunto nella materia, quello l'hai raggiunto anche nel sottile. Bene, nella scuola lunare è rimasto questo. Nella scuola lunare è rimasto che il grado che raggiungi direttamente con le pratiche fatte e che sono dimostrate, dimostrabili, non c'è nessuno fino adesso della scuola lunare, nessuno che mi risulta che non abbia avuto i risultati che dovevano. Quindi il grado che viene dato è un riconoscimento che alla lasciata del corpo, quel grado è tuo, cioè se hai raggiunto il livello di coscienza di essere nel sottile, tu ce l'avrai, è tuo veramente, cioè è una garanzia perché viene dato dalla pratica, no? Quindi è una cosa seria, è una cosa per persone serie, per persone che vogliono veramente capire come stanno le cose e agire di conseguenza. Quindi cioè, la scuola lunare dà quella capacità di azione generale e completa, oggi direi olistica, mi dà fastidio il termine, però uso questo termine, completo, generale, in cui quelle azioni che sono fatte qua sono assolutamente conquiste spirituali là. Era questa la base dei gradi iniziatici antichi, poi sono decaduti, ma fino ai primi del Novecento, grazie a Dio, chi arrivava a certi gradi, chi aveva per esempio il 5-6 era un vero 5-6, chi aveva un 6-5 era un vero 6-5, cioè oggi come oggi, credetemi, esperienza personale, io ho conosciuto gente di cosiddetti alti gradi che non vale niente, cioè che non è così, proprio assolutamente, proprio. Non è così, quindi rovinano le persone. Nella scuola lunare si lavora, quindi si ha la capacità di lavorare e i risultati devono venire per forza, perché vengono per forza se sono fatte le cose con la precisione dovuta e necessaria. Quindi anche l'alchimia, tutto quello che viene messo lì, devono dare dei risultati, perché li danno se sono praticati bene. Solitamente quando c'è qualcuno che dice ma non sta riuscendo bene, è perché c'è un errore nella forma, si va a correggere l'errore della forma e funziona. Ripeto, tanti dicono no, no, lascio perché funziona molto. Perché? Perché per il loro livello attualmente standard di vita semplice. È giusto, perché se sia così c'è veramente ciò che chiedevano, il cambiamento c'è interiore e quindi questo magari ancora non si è pronti. Quindi ecco che nella scuola lunare si è riconosciuti con ciò che era la tradizione anche della Luxor, cioè l'auto-iniziazione, significa la capacità di avere il potere che si comincia a sviluppare nella pratica di auto-iniziare, cioè di auto-dare a se stessi l'inizio di una nuova vita. Quello significa iniziazione, no? Una pianta novella. Quindi c'è questa capacità che viene data passo passo dal contatto che c'è. Quindi ciò che si raggiunge lì, qui si raggiunge lì. Significa, come sanno benissimo coloro che studiano il buddismo tibetano, che attualmente è quello più esoterico rimasto sulla terra, insieme col tantrismo indiano e con alcune tipologie di yoga, cioè non quelle che sono state un po' così, no? Quello che viene raggiunto qui viene raggiunto lì. Cioè, nel buddismo tibetano è la stessa cosa, cioè se raggiungi dei livelli qui, sai che li hai raggiunti quando lasci il corpo o tu vai direttamente lì. Per esempio, nella scuola lunare si insegna a creare il proprio universo affinché quando si lascia il corpo, cioè si impara e quando si lascia il corpo si entra in quella capacità. Quindi quello che si fa qui si fa lì, cioè si ottiene lì. Quindi è una scuola completa. Poi per chi diciamo, ha la capacità di cambiare metodo, si parlerà anche della scuola solare, perché sono due metodi e ripeto, non è uno superiore all'altro, si è parlato spesso di Osiridea che è superiore alla Isiaca, Sole, Luna, non è così, sono due metodi diversi, tutti e due portano allo stesso punto, quindi solo questione di mente della persona. E poi c'è la scuola Ammonia che purtroppo è per pochi. Ma non per pochi perché non viene data, perché deve essere capita, perché la scuola Ammonia
si entra solo per cooptazione, cioè una persona adatta viene detto, ah, tu sei adatto, come successe anche a me tempo fa. Cioè, c'è una questione di comprensione. Solitamente, cioè, vi dico, ciò che sono le conoscenze della scuola Ammonia solitamente sono molto, molto differenti dalle conoscenze attuali della gente comune, e possono essere dimostrate che sono corrette e giuste, e quindi si discostano talmente dal metro comune delle cose, di concepire le cose, che è meglio aspettare una mente che sia matura, per poterle ottenere. Quindi voglio dire, abbiamo questa cosa qua. Visti i tempi, visti i periodi, visto tutto quello che c'è, vi invito a vedere questa possibilità, perché questa è la via massimamente abbreviativa che c'è qui attualmente in Occidente. Lo so benissimo che insieme a me ci sono altre persone che parlano, che predicano. A me non mi interessa che veniate o meno, io la mia missione sulla Terra la sto facendo ugualmente, cioè non, però è mio obbligo dirlo. Come ho detto a un'altra persona poco fa, io sono come un leone che appare nel sogno di un elefante. Non è vero, però da quella paura all'elefante che lo fa risvegliare dal sogno. Bene, io faccio questa funzione e quello che do è genuino, non sarei qui da anni. Cioè non sarei qui, chi lo sta facendo può testimoniarlo, se volete anche anonimamente potete scrivere qui, o se non vi vergognate potete scriverlo come lettera, eccetera, eccetera. Funziona. L'importante è farlo, e oggi qualcosa che funziona è raro. Solitamente io andai a incontrare uno che faceva parte di un ordine che non voglio dire molto conosciuto in Italia, tantissimo franco italiano, e quando gli dissi, beh, che fate questo, questo, e così, ah, ho sentito un'energia, ho sentito dentro l'emozione, ho capito, sì, d'accordo, ma in concreto, se muori, che succede? Non lo so, non va bene. L'iniziazione deve dare, come i misteri eleusini hanno sempre insegnato, la conoscenza di ciò che avviene dopo la morte, la capacità di capire chi si è, la capacità di avere la potestà di crearsi eventualmente la nuova venuta, la capacità di sistemare la propria vita fisica, la capacità di sistemare la propria vita interiore. E quindi la capacità di poter giungere a conoscere che cosa c'è dopo la nostra morte, e quindi quella capacità di dare l'assenza della paura di essa, assenza, perché per quanto potete fare i fighi, no, io non ho paura di morire, tutti hanno paura di morire, tutti. Inutile dire, no, io sono. Lasciate perdere, quando si è di fronte alla morte il corpo trema. Bene, se la scuola lunare dà, è così tutto ciò che la scienza ammonia, dà quella capacità di non avere questa paura, perché si sa cosa accade, cosa si è fatto, chi si è, come lo si deve fare, come lo si è fatto e dove si andrà per esperienza, non per pensiero. Bene, questo è ciò che voglio dare, ciò che sto dando in linea con i tempi che si sono accelerati. Non era prevista questa accelerazione, ripeto, però si sono accelerati molto, quindi vediamo di dare a chi attende ciò che serve. Poi, se uno viene e vuole stare dentro, bene, se uno prova, poi se ne va, però sappiate che è una cosa anonima, quindi non venite, cioè anche se venite con i vostri nomi, non ci saranno i vostri nomi, nessuno vi conoscerà, sarà un rapporto c'è diretto di una scuola iniziatica da sempre tenuta nascosta e che ha filiato. Ricordatevi che la scienza ammonia, cioè l'ordine ammonio, ha filiato il Rosa Croce, ha affiliato tutte le Rosa Croce, ha affiliato gli ordini cosiddetti Osiridei, ha affiliato gli ordini Martinisti, ha affiliato tutto, sempre fuori da dalla casistica massonica, perché quella è un'altra strada. Quindi ha affiliato cose pratiche, è stata sempre tenuta nascosta, non si è mai palesata, si è palesata tramite queste cose qua. Ora sta filiando questo. Io ripeto, se qualcuno vi parla a nome mio, che dice, parla a nome di MRA o di Riccardo Mario Nova San Marco, non è vero, sono l'unico trasmettitore, l'unico che conosce tutto quello che c'è da conoscere di questa strada. Ci possono parlare di conoscenze, diciamo, esterno, ha affiliato anche l'OTO,
affiliato le varie fratellanze, quindi vari modi per poter dare alle persone, che devo dire che è affiliato anche il teosofismo, lo gnosticismo, cioè voi andate a incontrare la fonte, anche se molti vi darà fastidio questa cosa, io devo dirlo, poi mi ascolteranno chi sarà adatto. Io parlo per persone che sono pronte. Gli altri che possano ridere, possono scrivere, possono non credere, è giusto che persone che fanno parte da, come è successo spesso con dei francesi, da una certa scuola di alchimia, anche se vedono che questa scuola, cioè, c'è l'alchimia grande e migliore, dicono, vabbè, ma io non posso lasciar perdere 20 anni di quell'alchimia. Ecco, bisogna avere la forza di aprire le mani, perché se un metodo ci funziona meglio dell'altro, ma abbiate pazienza, io nella mia vita ho sempre guardato la praticità, cioè, se c'era una cosa meglio di un'altra, l'ho sempre cambiata, cioè, ma chi se ne frega? Ma stiamo scherzando, che cioè, rimanere attaccato a un'idea di qualcosa per puro romanticismo, ma assolutamente non esiste. Cioè, non esiste. Noi dobbiamo capire che dobbiamo morire. Punto. È inutile che pensate di essere immortali come tutti, tanto sia sempre per gli altri la morte. Dovete morire. Bene, due sole cose. O non fate nulla e vi sciogliete, come ho sempre detto fin dall'inizio, e poi tornate nuovamente in questa situazione, sempre con le stesse cose, o cominciate a lavorare, perché voi solo potete farlo, io posso darvi la spinta, la conoscenza, vi posso trarre, posso darvi la mia conoscenza, infondervela, e questo vi fa allargare la mente e la coscienza, quindi o avete quindi la possibilità seconda, di imparare cosa c'è dopo il velo, di imparare prima come fare, di imparare eventualmente se torni come prepararti la venuta migliore, cioè abbiate pazienza, sono sincero, se hai la capacità di prepararti un ritorno, non sei giunto al massimo dell'essere libero del corpo e devi tornare per il livello di fatum, non è bello prepararsi una venuta in una famiglia più tranquilla, in una famiglia che abbia magari la possibilità finanziaria. No, guardate che non sto scherzando, che vi possa stare tranquilli, buoni genitori, che non siano violenti o che non siano. Ricordarsi di esistere, sì, qui bisogna andare, però sembra facile, ma è difficile, perché se non c'è un corpo lunare formato non si può assolutamente fare. Quindi hai la possibilità o di scioglierti e tornare qui e chissà dove capita, capita secondo quello che è stato fatto, ma non solo in questa vita, ma anche le cose precedenti, le azioni e cose varie, perché tutto da lì viene, dal deposito mnemonico della memoria o dell'astrale, oppure se hai la capacità di capire chi sei e anche se non raggiungi il massimo, di reincarnarti, di tornare qui con la capacità di volere e di specificare e di calcolare quando, come e dove tornare. Più di così. Arrivederci, spero che sia apprezzato il dono. Se avete bisogno, grandeopera.alchemica@gmail.com oppure Scuola Lunare, sia per la Scuola Lunare sia per tutti gli altri corsi. Lo ripeto, se vi interessa Alchimia Grande, fa parte della Scuola Lunare, voi entrate anche lì. Se vi interessa traumaturgia, immaginate c'è la grande idea che prende così, la scuola lunare, che prende e poi tutto c'è dentro. Quindi farete parte di là, quindi non sarete separati, sarete tutti di un'unica famiglia, non vi conoscerete, ma ognuno nella strada che vorrà fare. Un abbraccio a tutti e ancora buon pomeriggio.